capitano della San Giovannese Calcio. Una bella vittoria questa di stasera, siete state all'attacco fin dal primo tempo, avete fatto tutto il gioco nella metà campo dell'avversario. Sì, buonasera a tutti. Sì, abbiamo studiato questa partita per tutta la settimana e appunto sapevamo che dovevamo fare una partita in pressione alta, dovevamo giocarcela perché eravamo noi che dovevamo vincere questa partita, quindi la sentivamo, quindi abbiamo proprio lavorato proprio sulla pressione alta e cercare di non sbagliare, di ruotare, di fare un bel gioco e spero che ci siamo riusciti. In bocca al lupo per la finale. Grazie, crepi. Siamo col portiere della San Giovannese. Stanche? Abbastanza, è stata una partita combattuta alla fine. Però siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, giocare da squadra e vincere, andare in finale. In bocca al lupo per la finale. Grazie mille. Con quale spirito affronterete la prossima finale? Beh, l'affronteremo con tanta voglia di vincere, grinta e faremo di tutto per vincere la finale. Avete combattuto fin dall'inizio del primo tempo? Sì, l'abbiamo fatto fin dall'inizio per far sì che vinceremo questa partita e alla fine ci siamo riusciti. In bocca al lupo. Grazie mille. Siamo arrivati in finale. Sì, per fortuna siamo arrivati in finale, anche se abbiamo avuto un po' di difficoltà per via dei infortuni e di assenze varie, però diciamo che quest'ultima partita ho avuto modo di far ruotare un pochettino le ragazze, anche chi magari aveva giocato di meno e le giovani che sono ancora alle prime esperienze. Un bel gioco di squadra fin dal primissimo tempo, e il gioco si è tenuto quasi sempre nella metà campo avversario. Sì, diciamo che oggi, come anche la partita di andata, l'abbiamo fatta noi tutto il tempo la partita. Poi ovviamente qualche errorino che ci poteva costare qualcosa, ma alla fine abbiamo sprecato anche tantissimo il primo tempo. Il secondo tempo siamo stati più cinici e abbiamo fatto più gol. Bocca al lupo per questa finale. Grazie.